Rivolgo un saluto a tutte, permettetemi un saluto collettivo a tutte le molteplici autorità presenti e tengo in particolare anche a rivolgere un benvenuto e un caloroso saluto anche a tutti i rappresentanti dell'Unione Europea, degli organismi sovranazionali, internazionali, stranieri, delle varie associazioni che venendo qui oggi omaggiano dei nostri eroi, eroi italiani. E ringrazio ovviamente per questo evento la Fondazione, la Presidente della Fondazione Falcone, la professoressa Falcone, per questa solenne cerimonia. E rivolgo un saluto in particolare, sono qui per condividere qualche riflessione con voi studenti. Siete qui in ottima rappresentanza, ma ce ne sono tanti altri, circa 70.000, che hanno risposto all'invito insieme ai loro genitori, docenti, insieme ai dirigenti scolastici, all'invito rivolto dalla Fondazione Falcone di elaborare e poi appunto condividere percorsi didattici di educazione alla legalità. E c'è un appello che evidentemente ci muove e ci sollecita una risposta, ci sollecita una riflessione. L'appello che è stato scelto e Palermo chiama Italia. Queste parole rievocano l'eco di dolore nella primavera, nell'estate del 1992, che ha colpito tutti quanti noi, e non solo in Italia, ma anche nel mondo è risuonato. Una disperazione in cui precipitò questa città e in cui precipitò questa terra meravigliosa di Sicilia. La Sicilia si diffuse questo coro che diventa un coro per tutta la nazione, in tutta Italia. Uno scrittore, una letterata persona, ha affermato che ci sono delitti in cui tutto è sociale. Ecco, questo è accaduto e accade ogni volta che viene colpito qualcosa di comune, qualcosa che ci accomuna e su cui dire si fonda un po' il patto fondativo della società. Nel 1992, come purtroppo è accaduto anche in altre occasioni, la mafia non ha solo colpito alcune persone, ma ha voluto colpire lo Stato nella sua interezza, nella sua integrità, uccidendo chi con competenza, con determinazione, stava dedicando la propria vita per combatterla. Ripercorrendo le biografie di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino in particolare, delle loro vite violentemente spezzate, emerge e colpisce una non comune consapevolezza di tutte le diverse dimensioni di questo fenomeno malavitoso, implicazioni sociali, oltre che economiche, culturali e anche esistenziali. Ecco, in questa prospettiva dobbiamo sforzarci sempre di riflettere sul loro sacrificio e di ricavare alcuni preziosi insegnamenti. Io ne isolo qualcuno, ma ce ne sono ancora altri, e condivido questi insegnamenti con voi. In primo luogo, la lotta alla mafia è una battaglia di libertà. È una battaglia di libertà contro chi soffoca le coscienze, contro chi vuole confondere la verità con la menzogna. Con questo spirito, con questo convincimento, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno combattuto per restituire la libertà a questa terra, alla loro terra. Una battaglia quindi contro la prepotenza, contro i soprusi, contro la giustizia sommaria, contro il controllo violento del territorio, contro la politica deviata, contro anche a favore della trasparenza, contro l'opacità delle intraprese economiche. Seconda riflessione. La lotta alla mafia è anche una battaglia per la persona. Non dobbiamo mai dimenticarlo, perché in modo subdolo e ingannevole dall'illusione di provvedere alle esigenze dei più bisognosi, ma in realtà ne sfrutta la miseria economica, umana, per perseguire i propri interessi criminali. Offende quindi profondamente la dignità dell'uomo. Terza riflessione, la mafia è anche una battaglia contro la paura. E da questo punto di vista, vedete, delle volte si ritiene che la lotta alla mafia sia
una lotta che debba riguardare solo gli impavidi. In realtà anche Falcone ebbe a dire: è normale che esista la paura. In ogni uomo l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Quarta riflessione. La lotta alla mafia è rispetto delle istituzioni. E questo ancora oggi, ancora una volta, è stato ripetuto molto chiaramente. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati dei servitori dello Stato. Però questo non è sufficiente, vedete, tanti sono i servitori dello Stato. Loro hanno avuto anche intimamente un'alta concezione dello Stato. Questo è importante, perché bisogna avere anche, non solo svolgere delle funzioni pubbliche, ma avvertire anche intimamente dei compiti istituzionali, ma anche avvertire intimamente questo alto senso, questo rispetto profondo delle istituzioni. E le istituzioni possono essere anche, voi siete giovani, siete anche portatori di una vena critica a volte, e questo è giusto. Nello spazio democratico le istituzioni possono essere anche, mi auguro, civilmente criticate, ma bisogna sempre, si possono più esattamente, si può criticare l'operato dei rappresentanti delle istituzioni. Però attenzione, non mettiamo in discussione le istituzioni, la loro ragione fondativa, la loro vocazione funzionale. In un'epoca in cui i confini stavano diventando sempre più labili, in cui era molto più facile anche viaggiare, questi uomini che oggi ricordiamo hanno scelto di lavorare nella propria isola, hanno scelto di essere magistrati qui in Sicilia per riscattare il luogo in cui erano nati, pur nella consapevolezza, almeno a partire da un certo momento, che stavano sacrificando, stavano mettendo a rischio la propria vita. Come disse Falcone, occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, poiché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. E questo è un concetto che dobbiamo anche ricordare. Poi l'importanza della scuola. Questa iniziativa di oggi si ricollega anche alla scuola, e quindi impregnata di quello che è un percorso di formazione. È molto importante, perché qui cito ancora una frase di Paolo Borsellino: è compito della scuola rovesciare questo processo perverso, formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni. Nella scuola si formano le nuove generazioni, da cui ovviamente la criminalità organizzata mira a trarre linfa, quindi è importante il lavoro che si fa a scuola. E quando io ragiono di rispetto delle istituzioni, ricordatevi che il rispetto delle istituzioni è soprattutto dalla scuola, nella scuola, che si dimostra. Bisogna rispettare i propri docenti, perché anche loro svolgono un compito istituzionale, sono chiamati anche delle volte ad assegnare, a formulare dei giudizi che possono essere non condivisi, ma bisogna sempre rispettare il loro ruolo. C'è una domanda. Quando si ragiona di mafia c'è una domanda, non so se vale anche per voi, che fa occhiolino, fa capolino e viene fuori. È una domanda che rimane sempre un po' sullo sfondo, ma presente. Per che cosa saremmo disposti a morire? Per quale ideale, per quale sogno saremmo disposti oggi a sacrificare la nostra esistenza, mettendo a repentaglio i nostri affetti, i nostri legami, le nostre amicizie, i nostri progetti? Per dare un senso a questo viaggio sulla nave della legalità, a questa vostra presenza in quest'aula bunker, nella cui si svolse lo storico maxi processo, dove vennero processati 500 imputati per mafia, ecco, io vi invito anche a tenere a mente questa domanda. Non è facile rispondere, non vi chiedo di rispondere. Io stesso, è una domanda che mi faccio, che ogni tanto fa capolino, però deve sempre accompagnare le nostre coscienze.
I vostri insegnanti, i vostri genitori, i vostri educatori avranno un ruolo importantissimo, dovranno essere loro i testimoni anche del forte legame che dovete avere con la vostra penisola, la vostra terra. Noi dobbiamo amare la nostra terra perché, amando l'Italia nel profondo, non potete che scegliere sempre e comunque il bene di tutti, che sarà anche il bene di voi stessi. E concludo con, ritornando all'appello iniziale, Palermo chiama Italia. È un appello a cui deve rispondere anche lo Stato, e ne sono perfettamente consapevole. Il governo che rappresento si ricorda ogni giorno di questa chiamata e vi risponde con tutti gli strumenti che ha a disposizione. Alcuni dei ministri dei miei ministri si sono avvicendati e ciascuno dal proprio angolo visuale anche ha rappresentato in cosa consiste questa azione quotidiana che lo Stato pone in essere e persegue. Il nostro obiettivo è chiaro: fare terra bruciata alla mafia. Per raggiungere però questo obiettivo dobbiamo anche garantire una maggiore giustizia sociale. Vedete, le organizzazioni criminali hanno buon gioco a instaurarsi come sistema alternativo sul territorio, laddove mancano, come è stato anche rimarcato, diritti e opportunità. Il mio governo quindi è impegnato a combattere la mafia in primo luogo sostenendo le forze dell'ordine, organi requirenti, giudicanti nel loro operato, ma occorre anche creare le condizioni affinché non vi sia più bisogno della mafia. Questo significa, laddove manca lavoro, creare le condizioni perché sia facile reperirne un altro o comunque ci sia un reddito per chi l'ha perduto e non altre fonti di sostentamento. Ci sia una casa per chi l'ha persa. Ci sia sempre la garanzia dell'istruzione per tutti. Ci sia sempre e non manchi mai l'assistenza sanitaria per tutti. Anche nei luoghi in cui la politica e l'amministrazione barattano questo diritto per il tornaconto personale. Efficaci politiche inclusive, socialmente avanzate, orientate ad assicurare a ciascun cittadino ovunque un'esistenza libera e dignitosa, possono sottrarre alla mafia azione, consenso e quindi possono rivelarsi uno strumento formidabile di contrasto delle organizzazioni malavitose. Ciascuno di noi, nei luoghi in cui vive, nelle funzioni che è chiamato a svolgere, ispirato dall'esempio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, può contribuire all'edificazione di una società più giusta, di una società più umana. Il ricordo quindi dei nostri due magistrati, dei nostri eroi e di tutte le vittime delle stragi mafiose sia pietra d'inciampo posta sul nostro cammino per non dimenticare questo inderogabile dovere. Grazie. Grazie. Grazie Presidente Conte. La